Buongiorno amici telespettatori, oggi dedichiamo questa puntata ad un artista, un personaggio colorito e colorato che vedete già alla mia sinistra, ovvero Antonio Paonessa, in arte Fachiro Torres, perché Antonio è un fachiro. Antonio, buongiorno, ben trovato finalmente nei nostri studi. Buongiorno. Diamo qualche nota biografica di Antonio Paonessa, 46 anni di Gimigliano in provincia di Catanzaro, sposato con due figlie, Katia e Jessica, di professione spazzacamino, edilizia acrobatica, multiservizi, ma ha intrapreso da più anni la passione per lo spettacolo. Da 4 anni insieme all'amico, al tuo amico Massimo Tomaino, che ti segue un po' dappertutto, organizzate numeri di Fachiro con vetri, chiodi, fuoco, rotture e prove di forza. E sei diventato il Fachiro Torres ormai conosciuto in buona parte della Calabria. Quali soddisfazioni? Le soddisfazioni sono tante e ne vado fiero perché è una passione che mi è nata 4 anni fa e quindi la passione va sempre più avanti e ne vado molto fiero perché è un spettacolo che ci tengo moltissimo, anche con le mie figlie che mi aiutano e Massimo Tomaino che mi segue sempre nei miei spettacoli. Siete un bel gruppo, Sì. effettivamente. Molti, insomma, dei tuoi collaboratori sono qui presenti nei nostri studi, li vedrete tra poco durante l'esibizione. Siete un bel gruppo, siete una famiglia. Sì, tutta una famiglia insieme, perché deve essere così per andare avanti, c'è un bel living di collaborazione anche. Abbiamo parlato di soddisfazioni, Antonio, parliamo anche di difficoltà. Come attecchisce sul territorio calabrese una figura come il fachiro ancora poco scoperta, poco conosciuta? Allora, le difficoltà sono tante perché ci vuole molta concentrazione, se non sei concentrato ti puoi fare male. Una cosa voglio precisare, sono esibizioni che non si possono, esclusivamente i bambini non devono fare perché sono pericolosissimi. E questo lo voglio precisare in primis, perché sono molto pericolosi, perché si gioca col fuoco, con chiodi, con vetri, con spade, coltelli, tante cose insieme. Oggi io qua farò solo una piccola esibizione di del tempo che ci permette. Sono molto ma molto pericolosi. No, è perché è una cosa che la faccio con passione e quindi ci sono delle tensioni ogni tanto che ti prendono delle paure, perché ci vuole anche la paura sulle cose, perché essere troppo sicuri ti porta a farsi male. E quindi devi sempre cercare di dare il meglio di te stesso e stare attento a ciò quello che si fa. Antonio, dicevamo, questa è una passione che è scaturita, questa molla, da 4 anni a questa Sì. parte. Come? Niente, io andavo nei circhi, mi piaceva il fuoco, mi piacevano i fakiri. Poi ho notato di avere questo dono di sopportare il dolore, e essere capace di fare queste esibizioni. E su per giù mi sono messo un po' da solo a fare delle cose. Non mi mettevo in pubblico perché mi vergognavo, perché non ho mai fatto delle cose in pubblico. Poi, allo stesso tempo, Massimo Tomaino, il mio collaboratore, mi ha visto, mi ha appuntato, dice, vedi che hai delle grosse qualità, perché non le devi mettere in opera? E allora da lì è nato di fare il fakiro al pubblico e di esibirmi realmente di quello che so fare. E hai acquisito negli anni sempre più Eh competenze. sì, sempre più competenze, sempre più elasticità, perché devi essere anche un pochettino e sicurezza di ciò quello che si fa. Un grande grazie, lo invii al tuo collaboratore Sì, Massimo Tomaino, grazie, al quale piace stare dietro le telecamere, insomma, con il suo lavoro oscuro, però è importante per la tua carriera professionale. Dicevamo, esibizioni live, balletti con danzatrici su musiche indiane curate dalle tue figlie, ovvero Jessica e Katia, insieme alle nipotine Vania, Eleana e un assistente, Dennis, che tra poco vedremo qui nei nostri studi. Sono fondamentali per le tue esibizioni, sì. loro. Sono fondamentali perché mi aiutano a preparare anche quando faccio le mie esibizioni dopo i loro balletti. Mi seguono di ciò di quello che si fa accuratamente e farmi pure di scenografia attorno.
Ci avviciniamo al momento molto atteso dell'esibizione, seguitela amici telespettatori perché ne vale veramente la pena. Antonio, ultime brevi battute di questa intervista, innanzitutto dicevi in apertura siamo stati molto contenti di averti come ospite. Cosa vuoi dire a coloro che ti ascoltano? I tuoi spettacoli potranno essere fruiti da sempre più persone possibili nelle piazze calabresi. Sì. Fare spettacoli nelle piazze, se c'è qualcuno che gli interessa il mio spettacolo e piace, logicamente ti possono trovare su Facebook. Mi possono trovare su Facebook o un sito, che c'ho anche un sito. Antonio Fachiro Torres, una figura veramente originale, atipica nel nostro contesto calabrese. Sì, prima veniva vista diversamente, lo dicevo Fachiro, cioè, adesso sono cose belle da vedere perché è bello anche lo spettacolo, perché io l'ho fatto in modo di accontentare i bambini, perché ci sono tanti fachiri, però la maggior parte fanno delle cose dove spaventano i bambini. Io invece queste cose no, io voglio fare qualcosa che sto facendo per rianimare i bambini, perché facciamo anche delle animazioni per i bambini. Tu prima citavi il circo, no? Sì. Coloro che lavorano in un circo si spostano continuamente, sono nomadi nel vero senso della parola, magari per pochi introiti, no? Sì. Una vita molto sacrificata. Sacrificata e dura, perché loro girano sempre, non hanno mai tempo di dedicarsi neanche a loro stessi, perché è una vita molto sacrificata e sono sempre in giro per i paesi, per il mondo, e quindi sono come nomadi. E no, io le ammiro queste persone perché portano sempre gli spettacoli nelle case delle persone e per i bambini. Peraltro Antonio, nel contesto della tua esibizione c'è un'organizzazione, no, alla quale facevamo riferimento prima, con tante persone coinvolte, balletti con danzatrici su musica indiane, nello specifico curate nello specifico dalle tue figlie. C'è un'organizzazione veramente imponente, no, per presentarvi al pubblico? Sì. Noi, allora, il mio spettacolo è condiviso, che si fanno delle esibizioni e dei vari balletti indiani con delle ragazze, per fare un po' di tutto, nel senso che si fanno un po' di balletti, poi si fanno delle esibizioni, poi stoppa il fachiro e si fanno di nuovo dei balletti, per stimolare la serata. Bene, allora io penso che tu, avendoti visto insomma dal vivo, mi pare in una serata proprio nella tua cittadina di Gimigliano, tu dai veramente te stesso, no? Quando sei sul palco scateni la tua interiorità, sì, tutto il tuo carattere, e lo comunichi al pubblico che ti ama. Sì, lo comunico, perché io mi concentro talmente tanto che do tutta la mia anima allo spettacolo, e per far divertire pure le persone, per vedere ciò di quello che sono realmente. Quanto influisce nella tua psiche, di conseguenza poi nella tua esibizione, vedere e notare un pubblico soddisfatto, un pubblico coinvolto? Quando faccio le mie esibizioni del fachiro, le rotture o con il fuoco, si intraprendono di più le persone, che è una cosa che piace molto di più. Cerchi di stringere un rapporto vero con il tuo pubblico, no? Do tutto me stesso al pubblico, perché vedono quello che faccio realmente concentrato. A parte che io, quando sono sul palco, dalla concentrazione che ho non vedo niente, vedo solo quello che faccio. Antonio, tu porti il fuoco, ma ci vuole calma e sangue freddo. Certo. Calma e sangue freddo, ed essere concentrati al massimo. Concentrazione prima di tutto. Allora amici telespettatori, siamo giunti veramente al momento tanto atteso dell'esibizione, vi lasciamo a questi momenti di suspense e di pathos unico con l'esibizione di Antonio Paonessa, Fachiro Torres, non perdetela. Il nostro fratello Antonio Torres.
hatıyor. Ağzımıza kızı şişirip şişirip haksız haksız hatıyor. Biz böyle mi gördük babamızla ne güzel oldu. Yeni adet gelmiş eski köy ama paslar mal seni gidip